È finalmente arrivato! Che cosa questo pacco? Guardate chi me lo manda direttamente con un UPS espresso proprio Delle. Non vedevo l'ora di provare che cosa. Ve lo faccio vedere subito che cosa. Allora, prima di tutto cerco di aprire la scatola senza rompere nulla. Ok, togliamo le varie cosine di cartone, poi le varie cosine di gomma e eccolo, tiriamolo fuori. Al contrario, speriamo che non cada, ce la posso fare. Sì, è lui! Vediamo anche gli accessorietti che ci sono dentro, cosa c'è dentro. Il cavo caricabatterie da una parte e il caricabatterie vero e proprio dall'altra. Partiamo da lui, che devo dire, bellino, bellino, non neanche troppo grande, con il suo cavo, finalmente non c'è l'asciugo, ma la presa. Che va bene anche per le nostre, per la spina, che va bene per le nostre prese. Ed eccolo qua, ragazzi, non vedevo l'ora di provarlo. Perché mi avete fatto un Dell così con questo XPS da 15 pollici. Allora veramente non vedo l'ora di mettermi qua, aprirlo e smanettarci, anche perché ho proprio voglia di vedere come va. Allora, lo mettiamo lì, apriamo gli altri pacchetti perché ne ho altri due che mi sono arrivati in questi giorni. Vediamo questo che spero sia il compendio, una cosa che sto provando ormai da un bel po' di tempo, che mi è arrivato un bel po' di tempo fa, però volevo provarla a 360 gradi. Allora, eh sì, è proprio quello. Allora, sono contento che mi sia arrivata questa roba perché devo dirvi, magari vi spoilerò un po' già la recensione, mi è arrivato un altro telefono per il Fritz e un'altra presa intelligente alla quale ho collegato per esempio la mia cantinetta. Oh ragazzi, no, non è, mi sta venendo modem, ma in realtà questo router wifi è anche modem, ma io lo uso solamente come router perché ho la fibra ottica. Mi sta stupendo. È quella classica apparecchietto un po' bruttarello che non, magari non compreresti mai se non lo conosci, ma sta sbaragliando la concorrenza, anche le 1000 antenne dei vari Asus e Netgear che ho provato. Vabbè, insomma, veramente top. Arriverà comunque presto, prestissimo, la recensione. Adesso che mi sono arrivati gli ultimi componenti per farvi vedere a 360 gradi come funziona. E questo è un pacchetto che sinceramente non so cosa contenga. DHL, ma fortunatamente era senza dazi. Sarà un regalo? Un regalo di qualcuno, di un fan vostro, un regalo vostro? Cosa c'è dentro? Una lattina? Questa roba? Dash Energy Drink. Ma dai, ah, ecco. Adesso ho fatto uno più uno. Praticamente paglietta rossa. Questa è la nuova bibita di OnePlus. Sì, di OnePlus, che mi è arrivata stamattina, per esempio, una mail proprio che mi annunciava questa roba, un energy drink. L'odore è improponibile. Sarà che è calda. Sarà che insomma, avete presente la medicina? Il Flumicil, quella per far andare via il mal di gola, insomma. Che schifo. Ciao, vado. No, non vado a bere, ragazzi. Io lo lascio qua. Se qualcuno vuole venire, per me no. No, vado a smanettare col Dell. Che però ho già notato in una cosa. Bisogna usare due mani per aprirlo. Vabbè, dai, accendiamolo. Ciao!